È veramente un fiume dei di ragazzi e di ragazze quello che sta invadendo Santa Maria degli Angeli e Assisi. Decine e decine di seminari, convegni, momenti di incontro nel nome di Giulio Regeni, nel nome del suo senso di responsabilità e di impegno per questo meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo. Avete già ricordato da studio l'impegnativo messaggio del Presidente Mattarella, un saluto non formale. Ma in questo servizio realizzato da Valeria Radiconcini andiamo a sentire gli umori di questa giornata, i ragazzi che parlano, la loro viva voce, i volontari e anche coloro che Regeni lo hanno concretamente conosciuto e cresciuto. Sono tanti 5.000 ragazzi, colorano Assisi e Santa Maria degli Angeli. Sono qui da tutta Italia per raccontare un anno scolastico vissuto con l'impegno di esplorare i percorsi di pace. Da che scuola venite? Il Benedetto Radice, di Bronte. Che progetto avete svolto durante l'anno? Abbiamo svolto il progetto della pace, abbiamo presentato un video che abbiamo messo a confronto le parole della pace, cosa significa la pace e anche i loro contrari, quindi le cose negative. Soltanto che alla fine le parole negative le abbiamo completamente fatte andare via facendo riferimento soltanto alle parole belle della pace. Veniamo dall'istituto G.P. Novelli di Marcianise. Che progetto avete svolto durante quest'anno per la pace? Abbiamo deciso di svolgere un progetto in cui ci sono delle ragazze che interpretano il ruolo di San Francesco d'Assisi cantando la canzone appunto dell'Alleluia, in cui ha cantato una ragazza, e cantando per l'appunto l'inno del soldato innamorato. E ci sono anche tanti giovanissimi volontari che aiutano la grande macchina organizzativa. Io ho aderito a questa iniziativa della tavola perché ci credo fortemente a questo tema della pace, soprattutto perché ci appartiene essendo umani e non potevo dire di no. Per educare alla pace serve un'intera comunità, a partire dalla famiglia, come quella di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto, a cui questo meeting è dedicato, Bruno Lasca, assessore del comune di Fiumicello. La comunità, come dicevo, può eventualmente contribuire. Nel nostro caso è stato sottolineato in diverse occasioni il ruolo del governo dei giovani, così si chiama a Fiumicello il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui Giulio è stato sindaco per un biennio. Sicuramente all'interno di questa realtà si compiono dei percorsi di cittadinanza. Noi abbiamo chiamato fin dall'inizio un percorso di democrazia in erba. Il meeting è promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, dalla rivista San Francesco Patrono d'Italia, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, dalla Tavola della Pace. Abbiamo già detto, decine di seminari e il tema della memoria di Giulio Regeni si intreccia strettamente con la visita di Papa Francesco a Lesbo, con i temi dell'accoglienza, dell'abbattimento dei muri, della costruzione dei ponti. Ricordiamoci, questo evento è a 30 anni dalla Costituzione del coordinamento degli enti nazionali, degli enti locali per la pace e a 20 anni dalla costituzione della tavola per la pace.